Rom, il cioccolato rumeno che fa impazzire Salvini, e Buonisti un cazzo, il libro che fa impazzire chi lo legge, vi invitano all'ascolto di... Casa Lateral. Coronavirus. Casa Lateral. Un attimo, abbiamo problemi tecnici. Casa Lateral. Buonisti un cazzo. A casa di Luca Bottura Lateral. Buongiorno amiche, buongiorno amici, mamma mia quanto sono brutto oggi, sono le 10.17, del resto è domenica e la mia truccatrice personale come sempre è in ferie, intanto ringrazio Yolanda che mi sta portando il caffè, grazie Yolanda, per questa cosa che sorridi anche se non sei inquadrata, tutto molto bello, buongiorno e benvenuti, questa è Casa Latera, cioè la versione casalinga di quella vecchia trasmissione radiofonica che ci divertivamo tanto a fare e ad ascoltare e che va in onda contemporaneamente anche su Radio Med, che è la radio di Mediterranea Saving Human, che vi invito a sostenere in ogni luogo e in ogni lago andando sul loro sito andando nel bisacchino, insomma recuperando qualche soldino nel salvadanaio e cercando di contribuire a far fare a loro quello che a noi piacerebbe tanto fare, so anche spettinato stamattina, vabbè lo sai, è domenica, a fare quello che insomma a noi piacerebbe tanto fare, ma c'è un po' più difficile in pratica, anche perché in questi giorni è un po' complicato uscire di casa, ma insomma io non sono il cuor di leone che sarebbe in prima linea, loro sì, e quindi se si può dare una mano a Luca Casarini, a tutti gli altri insomma che quotidianamente, anche se adesso per fortuna gli sbarchi sono azzerati, quindi non c'è gente da salvare, ma insomma riprenderanno, quindi aiutiamoli a tornare in mare quanto prima possibile. Sono le 10.19, oggi sono un po' in ritardo, quindi vado dritto con le cose importanti, la prima cosa importante è senza dubbio questa. Siamo con Luca Bottura, giornalista, scrittore, autore satirico, ma soprattutto ragazzo immagine, grazie per aver accettato il nostro invito. Ma grazie a voi, è veramente un piacere. Siamo con Luca Bottura. Vabbè, questa cagatona, chiedo scusa per il termine questa, è una intervista che... verrà mandata oggi, credo, sul canale Facebook di Feltrendi, che riguarda l'altro sponsor, perché uno insomma lo conosciamo, è questo, è sempre Rom, così era Mor, anzi così è War, che vuol dire zoccola, e invece così è Rom, la cioccolata romena che fa impazzire Salvini, e l'altro sponsor è appunto Buonisti un cazzo, il libro che potete acquistare tranquillamente online, se vi va anche scaricarvelo, e oppure farvelo portare a casa, mi dicono le librerie Coop che effetto questo servizio. Prima o poi riapriranno anche le librerie, ci sarà una massa di libri che non sono usciti, sarà complicato, però insomma ogni tanto mi arriva qualche complimento di qualcuno che lo legge, naturalmente la cosa mi fa molto piacere. E poi l'altra cosa invece che mi piacerebbe fare da subito, visto che oggi in teoria abbiamo niente meno che tre ospiti, e io non so se questo sia un segno così del fatto che io non ho voglia di fare nulla, ma li ho letti i giornali, quindi questo è importante. Abbiamo addirittura tre ospiti, il primo ospite che mi piacerebbe coinvolgere, sto provando a chiamarlo con Zoom esattamente in questo momento, se non riesco a chiamarlo con Zoom come capita in alcuni casi, perché ogni giorno c'è un problemino tecnico diverso, ogni giorno la configurazione è diversa, infatti adesso l'ospite mi risulta offline, se non riesco a chiamarlo faccio un tentativo mettendo il solito intervallino e poi casomai lo vediamo invece con la camera, quello un po' più spartana, ma tanto l'importante è sentirlo. E quell'ospite, vi faccio vedere un tweet che ha pubblicato proprio pochi istanti fa, un commento diciamo a una vicenda, vediamo se riesco a recuperarlo perché naturalmente sono cose che vengono fatte un po' all'impronta, e oggi anche se mi sono svegliato presto, essendo domenica, era una giornata in cui evidentemente i miei riflessi erano un pochino più rallentati. Eccolo qui, è il tweet, e lo mando, eccolo, ed è un tweet di Alessandro Robecchi che disvelava uno scudo penale per direttori generali e dirigenti di aziende sanitarie, attenzione, non per medici sanitari ma per chi li ha mandati al massacro, proposta della Lega, primo firmatario Matteo Salvini, è un salvacondotto per i criminali della Lombardia. Vorrei chiedere a lui queste altre cose, e mi bevo un caffè e tra pochi istanti spero proprio che lo faremo e ascolteremo insieme quella vecchia simpatica canaglia di Alessandro Robecchi. Intanto un piccolo intervallo.
Alessandro Robecchi, buongiorno. Che bello ritrovarti, che bello recuperare. Dove ti trovi? Sei nel tuo studio, mi sì, dicevi? Sono nel mio studio, sì, nel mio antro, dove sto confinato agli arresti domiciliari. Sì. Beh, ma anche giustamente, con tutto quello che hai combinato in questi anni, mi sembra anche il minimo, francamente. Quindi... Ma un pochetto sì, però dai, oggettivamente nel tuo caso, vabbè che dopo un po' scatta la prescrizione, quindi non dovrebbe esserci, lo Stato non dovrebbe accanirsi, insomma. Vabbè, Alessandro, speriamo di no. Per i quattro che non lo conoscono, ma insomma lo dico, scrittore, romanziere, ma soprattutto mio compagno di banco, quanti erano? 70 anni fa? Quanto tempo fa era? credo anch'io, nella splendida cornice di Cuore, Settimana di Resistenza Umana, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci siamo. Anche la radio, abbiamo scoperto la radio insieme. È vero. E tra l'altro quel programma aveva un titolo meraviglioso che era Sordo Felice. Era dedicato agli ascoltatori. Esatto, esattamente, ai poveri ascoltatori a cui ammannivamo, diciamo, un po' la qualunque. Poi c'era anche Lia Celi, anzi in uno di questi giorni magari cerco di recuperare anche la vecchia Lia. E c'era un tuo personaggio meraviglioso che era il compagno del centro sociale Conchetta, che telefonava tutte le volte rivendicando un po' la qualunque, a testimonianza che a prenderci per il culo siamo sempre stati i più bravi, dai, sostanzialmente tra di noi, dico, in qualche modo, sì, no? Sì, ma è una forma di autodifesa, perché se tu ti prendi bene per il culo da solo, gli altri sono scoraggiati a farlo. Esatto, esatto, io l'ho sempre fatto, l'autoironia, il self-deprecating, come dicono quelli che parlano male. Senti, Robek, cosa fai in sti giorni? Tu lavoravi molto da casa anche prima, o da studio anche prima, ma insomma, che è cambiato? Prima di risponderti vorrei farti una domanda. Vai. Ma cazzo, ma ti sembra l'ora di fare la rassegna stampa? alle 10 e mezza, vabbè, ma è domenica, e cazzo... Okay, ma alle 7 della domenica mattina la gente dorme, scusa, io non voglio dire, ma mi sembra anche abbastanza evidente, quindi non è che, mica come te che facevi piovono pietre all'alba, quando miseria. Ma quando, scusa, aspetta, voglio sapere, quanto tempo prima ti alzavi per fare piovono pietre, questo è importante. Dunque, la cosa andava in onda alle 8 meno un quarto, sì. E io mi alzavo alle 5 e mezza. Perfetto, invece io quando facevo la sera stampa a Capital andavo in onda alle 8:15 e mi alzavo alle 8:20. Questa era la differenza. No, ma perché tu non avevi imparato quella che è una tecnica fondamentale della rassegna stampa, perché sei una persona seria, a differenza mia, e cioè che gli altri non lo sanno cosa hai letto o cosa no, quindi se anche tu dai 5 titoli loro crederanno che tu li abbia analizzati, mentre in realtà non è, è una vecchia tecnica. Vabbè, dimmi come passi le giornate, che poi parliamo dell'amico Salvini. In realtà è questo, come sai il programma è chiuso fino a data da destinarsi, certo. Cioè fino a quando potremo... Il programma che è Fratelli di Crozza sul 9, esatto. Sul 9. Uh-huh. E io dunque, va bene, da qua riesco a scrivere per i miei giornali, come sempre, tranquillo, non riesco a scrivere cose più impegnative perché... sono vittima di quella sindrome da scarsa concentrazione per cui mi metto a scrivere, scrivo 6 minuti, poi dopo smetto, mi metto a leggere, leggo 6 minuti, poi, cioè, non si riesce a fare niente. No, ho scoperto invece, lo dico perché faccio dei piccoli video dei 6-8 minuti di letture di libri che
che ho amato molto nella vita, perché ho scoperto che il montaggio video, cioè mettersi lì e montare, mettere delle musiche, delle cose così, è un lavoro abbastanza, come dire, autistico, che ti permette di non pensare a niente mentre lo fai, certo. E quindi quello mi diverte, ma è giusto una cosa per riempire le giornate. Poi li metto sui miei social e la gente poi mi dice: ah, che bello, non l'avevo letto, adesso lo compro. Ma poi stai anche scrivendo cose più serie, diciamo, appunto, più approfondite, tipo un romanzo nuovo, no? Anche perché è appena uscito quello, diciamo. No, allora, è appena uscito quello nuovo. I tempi nuovi. Ah, scusa, vedi come sono poco preparato, un grande classico. Cerchi nell'acqua, che tra l'altro, per ironia della sorte, è uscito il giorno in cui hanno chiuso le librerie di più o meno come il mio, diciamo. Hai presente la stalattite di Fantozzi che lo aspettava da 4 anni? Esatto, sì. Noi ci siamo incrociati al supermercato poco prima che chiudesse tutto, e tu mi hai detto: sta per uscire, che bello, e poi dopo, ma anche il tuo entrerà in classifica. È entrato, e dopodiché hanno chiuso le librerie, quindi sì, sono... Nonostante le librerie chiuse, ieri ho comprato tutto libri, dove c'era tra l'altro una bellissima recensione di Bruno Gambarotta, e ho guardato così le classifiche con l'occhio sinistro, e stavo primo nella narrativa italiana, che non è malissimo, diciamo. Non è malissimo, ma non so cosa vuol dire con le librerie chiuse. che ne hanno venduti 5, e però è campionato quando non si gioca. Esatto, sei un po' il Tagikistan della letteratura, cioè tutti quanti corrono verso di te. Però guarda, te lo dico, scrivere qualcosa di serio, affrontare il nuovo libro e cose così, adesso secondo me non si può, perché io sono della linea che si scrive delle cose che abbiamo intorno, della società, di quello che succede, e di quello che succede da qui a qualche mese noi non sappiamo niente, non abbiamo, certo, la minima idea, quindi non ho il mood giusto, capito? Cioè non sei, poi insomma appena uscito, che cazzo vuole? Esatto. Tra l'altro devo dirti, sei scoperto questa vena da giallista, nonostante tu non sia di Bologna, perché tu sai che a Bologna abbiamo tipo un giallista pro capite, cioè qui se tu esci Ndoko Ikoi, tutti quanti hanno scritto un noir com'è possibile? Forse perché hai vissuto lungamente a Bologna. Però c'è una nobilissima scuola milanese che parte da Sherbrooke. No, ma certo, ovviamente, però più recentemente, se non sei bolognese, non è incredibile che tu sia riuscito a scrivere ugualmente un libro. Vabbè, ma io ho vissuto qualche anno a Bologna, se può servire passaporto. Può funzionare. Tra l'altro, appunto, hai vissuto a Bologna e facciamo tante cose insieme, tipo giocare a pallone davanti alle tombe dei glossatori. Detto questo, Alessandro, ti ho visto bello sportivo, appunto. Facevo vedere prima il tweet, diciamo, su Salvini, su questo scudo penale per i direttori generali, dirigenti di azienda, sì, sanitaria. È pazzesco. Ma che succedeva? Cioè, cosa ha provato a fare? No, allora te lo spiego. Adesso ti dico anche un'altra cosa che mi sta molto, molto, molto indignando. Lui ha proposto, siccome il PD Marcucci, diciamo, sì, ha proposto uno scudo penale, secondo me sacrosanto, per medici e infermieri, certo, che in questi giorni stanno andando allo sbaraglio, quindi diciamo, esatto, che è un pochino un medico che curava magari senza mascherina, senza le apposite protezioni, non sapendo ancora quello che stava succedendo, certo, potrebbe teoricamente, speriamo di no, essere denunciato dai pazienti, no? Certo. Allora, giustamente, per medici e infermieri si chiederà uno scudo penale. Allora Salvini, primo firmatario insieme a tutta la sua congrega, ha presentato un emendamento al Salva Italia, decreto Salva Cura Italia. Cura Italia, hanno sempre questi, esatto, bei nomi. Sì, in cui chiedeva uno scudo penale per tutti gli amministratori, direttori generali e dirigenti della sanità che avessero affrontato l'emergenza coronavirus. Attenzione,
non per medici e infermieri, ma per quelli che li hanno mandati in prima linea senza protezioni. Quindi, per capirci, Fontana, per capirci, esatto, Gallera, Fontana, per capirci quelli Gallera, che sì, tutto questo bel gruppo. Te ne aggiungo un'altra che ho scoperto stamattina. Uh-huh. E che ti dico proprio, guarda, precisamente con i suoi prove alla mano, diciamo, fonti alla mano, alla mano. Uh-huh. Ti dico questo, con la delibera numero 8, con una delibera dell'8 marzo, uh-huh, quando già l'emergenza era conclamata in tutta Italia, la Regione Lombardia ha chiesto ai centri per anziani di ospitare malati di Covid. Perfetto, diciamo, quindi alla baggina, che diciamo, per dire un... È come spegnere l'incendio con le latte di cherosene. Porca di qua. Ma scusa, ma su quale base hanno chiesto alle case di riposo di ospitare i malati di Covid, se non perché cercavano letti liberi e nelle case di riposo, soprattutto nel bresciano e nel bergamasco, c'erano dei posti liberi. Beh, fantastico. È proprio di oggi, tra l'altro, la notizia. Vedi come i nomi ritornano e cambiano di senso e di significato. Come diceva il poeta, oggi è il giorno in cui si è scoperto che la baggina, il Trivulzio, cioè la grande casa di riposo milanese in cui scoppiò lo scandalo Mani Pulite, è stata anche uno degli epicentri invece di questa strage di anziani che si sta verificando per l'incompetenza, esatto, di questi signori. E ti dirò di più, il direttore generale del Pio Albergo Trivulzio, che è un fedelissimo salviniano nominato da Fontana, ha allontanato a fine febbraio un medico che pretendeva di usare le mascherine. Sì, certo, sì, sì, è stato mandato via perché era pericolo. Io capisco che il giorno è il momento del lutto e del dolore, soprattutto in due città martiri come sono Bergamo e Brescia, certo. Però secondo me è il momento di prendere i nomi. Sì, 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 ricordarseli e magari... Ma anche perché, sai cosa? La cosa che mi colpisce è un po' la protervia però con cui viene gestita la situazione appunto dai Fontana, dai Gallera. Gallera ormai tra un po' lo vedremo a condurre Striscia Notizia, ma non nonchalance meravigliosa, fa il coglione... Insomma. Ma è una protervia, Luca, che non è casuale, è perché passano all'attacco... Sapendo di doversi difendere, sapendo di doversi difendere, per esempio, gente che ha autorizzato l'ingresso di malati di Covid nei centri anziani ha passato 2 settimane a prendersela con gli sfigati che fanno footing. Certo, devo dire su questo anche mi prendo la mia parte di colpa, coinvolgendo un po' tutti, perché tutti quanti, quelli erano visibili con la bella tutita arancione e ci siamo messi un po' in tanti a additarli, invece i problemi. È uno dei rari casi in cui il problema è ben altro, ecco, si può dire, esatto, che il problema è ben altro. Esatto. Però io credo che siccome allora, a parte che io vorrei consigliare l'IKEA di mettere in commercio una ghigliottina montabile per il dopo, ma io credo che questa volta, guarda che io non voglio fare l'estremista, io credo che questa volta il popolo lombardo non dimenticherà. Ma questo però ce lo auguriamo, perché non so se hai notato, tu che sei un raffinato, diciamo, anche interprete di quello che accade nel mondo, non sembra che i sovranisti in generale, gli incapaci, stiano soffrendo da tutto questo? Trump è ai massimi, Salvini non scende nelle preferenze della gente, cioè saremmo mica un po' fessi, non dico solo noi italiani. No, ma... secondo me in questo momento è veramente che l'informazione deve fare il suo dovere, cioè loro stanno mettendo in atto dei mezzi di distrazione di massa, come per esempio Salvini adesso che vuole la messa di Pasqua. Sì, vabbè. È un trucco per parlare di queste puttanate invece di cercare le vere responsabilità. L'assessore alle politiche sociali, mm-hmm, era al papete a ballare con Salvini quest'estate. Se tu c'è una mappa pubblicata dal Corriere della Sera con chi gestisce la sanità in Lombardia e le sigle sono solo due, Forza Italia e Lega Nord. Certamente. Ecco, quindi secondo me anche quando io sento...
democratici che dicono ah, adesso non è il momento, adesso è il momento di salvare le vite. Ecco, no, adesso è il momento di salvare le vite, come sempre, e al tempo stesso il momento di prendere i nomi. Sì, di conservarli e esatto. Ricordarceli quando sarà finita. Sì. Speriamo che l'opinione pubblica su questo, come si dice, insomma, un pochetto si renda conto di quello che sta succedendo, perché i sondaggi non dicono questo. Però ecco, una cosa però i sondaggi, guarda, io vedo in Lombardia una rabbia che non vedevo da tanto tempo, e io per questa volta, uh-huh, diciamo così, che la rabbia mi sembra un sentimento nobile, ecco. Sì, sì, mantenendo lucidità poi quando sarà il momento, quindi... No, bisogna mantenere lucidità anche perché montare la ghigliottina non è facile come montare una Billy. Mettila, allora, per piacere. No, vabbè, però ecco, a proposito di notizie buone, no, anzi, altre notizie cattive, Zingaretti è tornato, diciamo, in prima linea, quindi il PD che stava guadagnando consensi è destinato a sparire. No, povero Zingaretti, però è bello vedere, lasciamo stare Zingaretti, Renzi, la Meloni, Salvini, come si affannano a mantenere un minimo di proscenio cercando di spararla sempre più alta, no? Cioè, viene quasi... Ma perché mi mischi Zingaretti con la destra di Renzi, Meloni? Appunto, ho fatto la battuta su Zingaretti e poi mi sono pentito immediatamente, capisci? Questo è... No, vabbè, però infatti era molto divertente ieri l'intervista a Crimi che lanciava una mano all'opposizione e parlava con Renzi, che teoricamente sarebbe al governo, no? C'è questo piccolo dato curioso. Però secondo me Crimi fa bene a parlare con Renzi, perché nella classifica di graduatoria dei leader sono vicinissimi, sono un po' come il Lecce, no? Sì, gli ultimi. Della classifica, quelli che solo un miracolo può salvare. Esattamente, beh, è arrivato all'1,9, quindi noi gli si vuole molto bene. Senti, beh, prima... 1,9, uh-huh. Caro Luca aveva detto che voleva andare in doppia cifra, 1,9 è doppia cifra. Poi non aveva detto la virgola in mezzo, quindi non è... Vabbè, dettagli. Ha mantenuto la promessa. Senti, prima di lasciarti, poi magari se ti vai in sti giorni ci risentiamo anche. Ma io, guarda, mi chiacchiere. Trovi più o meno sempre, perché purtroppo non posso... Quindi io ma anche se esci ti becco, così magari fai qualche reportage mentre porti a spasso il cane, che non hai, credo che tu abbia affittato recentemente. No, un gatto che tanto non esce, quindi niente. E poi volevo chiederti, insomma, come vanno le cose a casa Robecchi o a casa Ballestra, perché nel frattempo, diciamo, la tua signora, a proposito di coppie letterarie di successo, ha appena avuto questa soddisfazione, non so, della candidatura allo cioè praticamente se voi due domani emigrate in Svizzera, in Italia quelle quattro coppie di libri che si vendono diventano due, perché ma guarda, ti dico la verità, va molto bene, nel senso che tentiamo di starci tutti con la testa e quindi nessuno ha ancora sclerato. Ho due ragazzi in casa che secondo me, nonostante si stiano comportando veramente benissimo, credo che per loro sia più difficile, cioè se hai 20 anni, io ho 60 anni, capito? Splendidamente portati, però, diciamo. Non è che fuori da casa sentano la mia mancanza. mentre probabilmente uno di 20 anni, uno di 16, porca miseria, quelli, però invece si stanno comportando molto, cioè tutti ci stanno con la testa. Quindi infatti sai cosa? Questa generazione che si becca sta tra capo e collo, sta tramvato, secondo me sta reagendo benissimo, perché loro erano già iperconnessi prima, io vedo mio figlio, mia figlia, e quindi hanno un equilibrio quasi impensato, insomma, noi come tutti gli anziani dicevamo questi smidollati, in realtà invece mi sembra che stiano impattando alla grandissima. No, ma infatti io credo che finalmente questa cosa qua, che ovviamente era meglio che non ci fosse, certo. Però questa cosa qua sta rivelando una strabiliante tenuta psicologica di quella generazione lì, a cui è stato detto di tutto, esatto, che erano
smidollati, sdraiati, non vi importa di fare niente, siete apatici, siete... E invece questi qua ci stanno con la testa molto molto più degli adulti che parlano male di loro. Esatto, esatto. Infatti quando finirà tutto, magari facciamo un libro, se vuoi lo scriviamo io e te, così viene anche in bella calligrafia. E quale può essere il contrario di sdraiati? Non lo so, però potrebbe essere un'idea. In piedi, facciamo in piedi, dai. Dritta, ombre vertical. Esatto, ombre vertical, che tra l'altro un verticale, già che ci siamo, è un bel libro che consiglio di leggere, che ho letto qualche anno fa. Bene, Alessandro, io ti ringrazio molto. La delibera l'ho trovato, segnate, vai. Vedo ai tuoi ascoltatori, sì. Numerosissimi, milioni, di segnare, prendete, sì, carta e penna. Sì. La delibera della giunta lombarda che chiedeva ai centri anziani e alle case di riposo di aprire ai pazienti Covid è la numero 112906 dell'8 marzo 2020, cioè quando già in Italia si moriva come mosche. Ecco, nomi e cognomi: Attilio Fontana, Giulio Gallera, esatto, ricordiamoceli, e diciamo hanno fatto la festa della nonna in quel caso, perché le hanno mandato a morire un bel po', no, insomma adesso non so se si possa dire in bagno. Scrive ora l'IKEA, sì? Chiedendomi di cercare un nome per la ghigliottina che stanno... No, ma smettila, ma non è vero, e come la chiamerai? C'è venuto non lo so, allora... quei nomi con 7A... Non lo so. No, Robby. Sì. Però guarda che non ci siamo lontanissimi, perché se tu vai a chiedere che fine hanno fatto i responsabili della sanità a Wuhan. Sì, ecco, vabbè, lascia stare. Però la Cina non è un modello, dobbiamo mantenere la democrazia, ci sono le leggi. Ma guarda, la democrazia prevede anche di punire chi ti ha mandato. No, certo, ma la ghigliottina. Vabbè, ti chiamerò Robespierre da questo momento. Va bene. No, ma io comunque, come dire, accetto anche pene alternative. Certo. C'è il plotone di esecuzione. Ma smettila, ma non è vero, no, diciamo un giusto processo, ecco, come si dice, sì, in questi, no, casi. Tutto questo dopo un giusto processo. Certo, non prima, perché alla Ceausescu. Anche durante, va bene. Io ringrazio il sempre moderato Alessandro Robecchi che ha voluto regalarvi. Sì. Ci sentiamo in questi giorni, buon divertimento, salutami tanto Travaglio se lo senti e Silvia, e salutami tanto Silvia se lo senti. Va bene. Ciao a tutti. Ti rimuovo, ciao Robecchi, grazie, ciao, buona giornata, ciao. Che grande, e devo dire, Alessandro è appunto parte della mia vita, perché abbiamo condiviso insieme tanti bei momenti all'epoca, però ci siamo anche mandati a fanculo in maniera spesso piuttosto eclatante, ma ci si vuole bene, e in queste giornate complicate appunto capita di ritrovarsi. Sono felice di averlo ritrovato. Più tardi abbiamo anche Andrea Di Marco e spero Macox. Intanto vorrei fare un po' di rassegna stampa, quindi se vi va intanto leggo un po' dei vostri commenti che stanno arrivando, che ho visto che erano piuttosto numerosi, 610 di domenica, vai, spammate. Allora, altri che stanno scrivendo, ecco qua, dice Ugo, lo scudo proposto per tutti, sì, però principalmente appunto per i dirigenti anche, non solo chi va in prima linea, e poi ancora vedo qua Gaia che sta guardando, Celeste, Don Vito, Fontana e Gallera. Mi sembra di capire che nell'accezione di Robeck Gallera sia un refuso, ecco, questo è, diciamo, c'è evidentemente una L di troppo. Allora andiamo a dare un'occhiata ai giornali, che poi mi collego con Andrea Di Marco. Vediamo Repubblica, che ha un titolo di quelli veramente di grande ottimismo. Eccolo qua, italiani, sarà lunga. Calano i morti, ma sono diventati più di 15.000. Fontana, in Lombardia si esce soltanto con la mascherina o a volto coperto. Borrelli, che è il capo della Protezione Civile, invece dice colpifero, io non la metto, basta tenere la distanza. E poi proprio qua al centro, eccola, la strage nascosta del Trivulzio, il silenzio sugli anziani contagiati nel più albergo di Milano, facevamo riferimento pochi istanti fa appunto con Alessandro Robecchi. All'interno il pezzo che racconta tutto questo di Gadler, che si sta divertendo anche andare sul campo, si fa per dire, si sta divertendo, ma insomma... Uno che ha fatto il direttore, per uno che ha fatto il direttore, ricominciare a scrivere
È quasi un piacere. Talvolta, eccolo qua, la direzione del Pio Albergo Trivulzio, oltre 1300 anziani ricoverati, il polo geriatrico più importante d'Italia, per tutto il mese di marzo ha occultato la diffusione del Covid-19 nei suoi reparti. Il professor Luigi Bergamaschini, geriatra fra i più qualificati di Milano, ha subito il 3 marzo un provvedimento di esonero perché colpevole di autorizzare l'uso delle mascherine chirurgiche al personale suo dipendente. Ci sarà qualcuno che ha firmato quel provvedimento di esonero? Ecco, quel signore lì, quando tutto questo sarà finito, magari avrà probabilmente di che raccontare perché lo ha fatto. Ancora a Repubblica, la ripartenza, un gabinetto di guerra per le riaperture è la settimana decisiva, e la cabina di regia dovrebbe essere composta da Luca Zaia, che è il presidente della regione Veneto, che per quanto sia Luca Zaia, quindi topi morti mangiati dai cinesi, i topi vivi o quel che è, insomma, si è affidato quantomeno a un virologo bravo, a differenza di Fontana di Gallera. Quindi il Veneto ha avuto un crollo dei contagi. Stefano Bonaccini, che in Emilia Romagna, senza rompere le palle con inaugurazioni con 6.000 persone, fa quello che deve fare e fa partire gli ospedali e i reparti speciali dove servono, e Vincenzo De Luca, che serve perché serve uno che faccia le faccette. Questo è un po', diciamo, il terzetto che dovrebbe occuparsi delle vicende della cabina di regia, diciamo così, dei presidenti delle regioni. Le bufale di oggi, Riccardo Luna su Repubblica, vero o falso, i gatti infetti e la bufala dell'animale untore. Per l'ennesima volta viene specificato che i gatti non infettano, casomai possono essere infettati. E c'è una cosa importante, Luna non ha gatti. Questo perché lo dico? Lo vediamo dopo, quando passiamo ai giornali satirici. Avanti ancora con quest'altro titolo, le mascherine. Io non ci sto a capire niente, perché io ho preso, vediamo se ce l'ho qua, una, sì, eccola, FP3, come si dice in questi casi, ancora bella impustata, con le sue belle istruzioni in cinese, quindi probabilmente è una mascherina che io indosso e immediatamente dopo muoio. Ma non ho capito bene chi debba portare cosa. Repubblica fa una scheda e, nonostante sia molto chiara, non l'ho capita, quindi probabilmente sono io che sono scemo, un'ipotesi che tendo a non scartare. Però insomma, si dice che queste mascherine andrebbero bene per i medici, non è chiarissimo, ma va bene. Forse solo questo che non è chiarissimo. Dagli esteri, Turchia, la paura di Istanbul, chiudete le città, ma Erdogan non ci sta. Quindi anche Erdogan si diciamo iscrive una volta di più alla internazionale delle teste de cazzo, che nega, perché dare contro la pandemia sarebbe una sorta di debolezza per il regime, che non riesce a bloccarla, porca di quella zozza. E poi ancora quest'altro titolo, che lo parlavamo prima, chiese aperte a Pasqua, la scienza non basta, l'ultima crociata di Salvini, subito polemica. Qui c'è un altro titoletto, la Sharapova dà il suo numero, invita i fan, telefonatemi. Sono errori che non si fanno. Però rimarrei un attimo su questo titolo, perché chiese aperte a Pasqua, la scienza non basta, l'ultima crociata di Salvini, ed è polemica. Su questo c'è un pezzettino su Repubblica, secondo me molto molto efficace, scritto da una penna che io considero tra le più brillanti, secondo me, non solo di Repubblica, ma insomma anche di altri giornali, e voglio leggerla insieme, perché addirittura questo tizio si è messo a parafrasare, quindi proprio senza vergogna, diciamo, il Vangelo, e quindi lo vediamo insieme. Matteo 2:12-17, liberamente tratto da: Gesù entrò poi nel Tempio e scacciò tutti quelli che vi trovò a comprare, a vendere, a strumentalizzare, specie quelli senza mascherina, rovesciò i tavoli del caporale e le sedie delle venditrici di bugie a 1.000 euro l'una, e disse loro: la scrittura dice, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne fate una spelonca di furbastri, persino il mio rappresentante in terra parla da casa sua, e voi chiedete di riempire le chiese a Pasqua? Ma cosa avete al posto del cuore? Una scheda elettorale? Sto per nominarmi in vano. Gli si avvicinarono ciechi e storpi nel tempio ed egli li guarì, poi gli si avvicinò Zingaretti e lo riammalò per permettere al PD di continuare a salire nei sondaggi. Ma i sommi sacerdoti, gli scribi sovranisti, il fariseo che stava sempre su Twitter, vedendo le meraviglie che dicevano, interpellarono: Signore, ma se non risorgi in chiesa, chi se ne accorgerà? Ed egli rispose: sono risorto nelle guerre, dove i cristiani erano perseguitati, e nel cuore di ognuno per 2000 anni. Perché stavolta dovrebbe essere diverso? Lasciateli, uscì fuori dalla città verso Betania e là trascorse la notte, poi prese la via di Betsaida per fare un po' di jogging sulle acque. Questo è, devo dire, bella, secondo me molto efficace questa parafrasi, appunto, del Vangelo. Il Messaggero di Roma, piano a tappe per la riapertura, ma soprattutto, ecco qua, una notizia fondamentale: Umberto Tozzi, la mia ti amo, e la casa di carta, orgoglio italiano.
Tutto ciò è assolutamente meraviglioso. E, tra l'altro, insomma, la casa di carta, se ti amo, sarà una casa di carta igienica, mi viene da pensare, perché tutti quanti ricordiamo il guerriero, eccetera, eccetera. Allora, poi avanti con il messaggero, la quarantena violata. Eccolo qua, siamo a 666 intanto. Mi piace quando raggiungiamo sempre questo numero piuttosto apotropaico, secondo qualcuno, secondo altri meno. E il titolo è Scene da Roma al Nord-Est, passeggiate e rischio relax. C'è chi invidia la Svezia, lì fanno come gli pare e chi muore, muore. I militanti PD si lamenta, niente corteo il 25 aprile. Vabbè, te lo fai a casetti il corteo del 25 aprile, però è bella questa cosa che vabbè, chi muore, muore. E questo millenarismo meraviglioso, tanto poi si risorge, insomma, mi sembra di capire. Sarà qualcuno cattolico ultranazionalista. A proposito dell'internazionale delle teste di calibro importante, segnalo Trump che non blocca gli Stati Uniti, Berlino lo accusa di pirateria, il presidente smentisce l'esperto Fauci, contagi solo in alcune città, decidano gli stati. Perché di quella, vabbè, lui probabilmente tutta quella chimica che si mette in testa pensa che lo protegga, ma gli altri no, non si sa, però intanto questo è. Se la cronaca di Roma, altro titoletto, l'intervista a Veronica Pivetti, l'incontro Veronica Pivetti tra case e libri, Eros e ironia per sfatare i tabù. C'è una cosa però che mi colpisce, l'incontro, come l'incontro, non si può, è vietato, no vabbè, però stiamo attenti alle parole in questi giorni. Adesso mi fa notare che 666, siamo arrivati a 666, appena ho letto la parafrasi del Vangelo, cose che accadono. Corriere, Lombardia, obbligo di mascherina, non trovate una curiosa parabola, quasi contrappasso in questo fatto che adesso sia la regione Lombardia che dice che bisogna mettersi il burka, è curioso. E poi la vignetta di Giannelli con Fontana che esce dall'uovo di Pasqua con le mascherine. Buona Pasqua. Vabbè, non è scoppiettate, ma si capisce, dai, si capisce che secondo me già è importante. All'interno questo titolo, in vendita materiali da cartoleria dopo la battaglia del pennarello, che è scritta così sembra il titolo un po' di un film hard, ma in realtà è un problema che c'era in Lombardia, ma anche in molte altre regioni, per il contingentamento dei beni che si potevano vendere nei supermercati, cioè gli alimentari sì, ma i pennarelli no, non si sa perché. Oggi finalmente la Lombardia è riuscita a rimettere in vendita i pennarelli. Ecco, stiamo parlando di una regione che ci ha messo un mese per rimettere in vendita i pennarelli e ancora spiega come si fa agli altri. È curiosa sta roba. Pezzo di Alessandro Trocino sul Corriere, quanto durerà? È molto lungo, ve lo sunteggio molto. E poi ancora Salvini, il carroccio, aprire le chiese, eccolo qua. L'ex ministro dice: la scienza non basta, serve anche il buon Dio per battere questo mostro di virus. Quindi viene sempre in mente quella bella battuta di Stefano Benni, cioè Dio è meglio se non esiste perché ci fa una figura migliore, perché Dio permette Salvini, voglio dire, è un po' tanto, no? Evidentemente. Però va bene, per chi ci crede, per carità, massimo rispetto. L'omaggio di Sharon Stone alla Croce Rossa Italiana. Italiana, un video di Sharon Stone in cui indossa una divisa appunto della Croce Rossa Italiana. Sharon Stone in divisa è una cosa che a molti di noi, insomma, avrebbe creato qualche disturbo e forse lo creerebbe ancora, ma non è quel tipo di video là. Quindi è brava Sharon, ma potete anche saltarlo. E poi, a proposito dell'internazionale delle teste di calibro appunto importanti, segnalo Donald Trump e i suoi cambiamenti di umore e di pensiero. Tutto sotto controllo, ha detto il 23 di gennaio, la situazione è decisamente sotto controllo, si tratta di una sola persona arrivata dalla Cina. Il 28 di febbraio ha detto: stiamo lavorando bene, ci sono solo 15 contagiati, avremmo potuto avere molti più casi, ma stiamo lavorando bene. E il 6 marzo ha detto: i medici chiedono come fai a saperne così tanto, forse un'abilità naturale, poi ha chiuso tutto, ma non per se stesso. Un cogli la prima mela, peraltro. Ah, avanti ancora col Corriere, l'intervista fondamentale ad Ambra Angiolini, Ambra alle 7 le pulizie, poi al telefono con Allegra, l'attrice a Brescia con i due figli, quindi insomma, fare ironia anche difficile perché Brescia è uno appunto degli epicentri di quello che sta accadendo. Lei telefona ad Allegri, la dico. Io chiedo scusa agli amici della Juve, è proprio perché è un genere, non è cattiveria nei nostri confronti. Quando telefona ad Allegri, l'unico caso in cui se cade la linea c'è rigore per la Juve. Vabbè, ma questo era proprio facile. Il Fatto Quotidiano, centri anziani, fu la regione a vietarci di chiuderli, ciò di cui parlavamo poco fa appunto con Alessandro Robecchi, un pezzo tra l'altro, se non sbaglio, di Natascia Ronchetti, che è un'altra collega che conosco ai tempi dell'Unità, in troppi in giro, mascherine obbligatorie in Lombardia. Questo è un titolo interessante perché dà una lettura, cioè
in troppi in giro, quindi mascherine, che è proprio l'italianità al 100%, cioè non riusciamo a far rispettare l'obbligo e quindi mascherine per tutti. La presa d'atto, no? È un condono sostanzialmente, solo che qui il condono prevede la mascherina che non è neanche indossabile, quindi ancora più incasinato del solito. Segnalo la fenomenale rubrica della dottoressa Gismondo sul Fatto Quotidiano, lo Spallanzani e noi, e guardate che anche la dottoressa Gismondo ha preso il virus, ma quello di Travaglio, perché la rubrica di oggi risponde a un giornale che ha parlato di lei: basta, telefonatevi, non potete sprecare le colonne per ste cazzate. Allora, intanto a Firenze Renzi fa il mediatore per il donatore dalla Russia, questo è sempre il Fatto Quotidiano, e siamo a 700, dai, sì, esageriamo. Ed è un curioso cortocircuito che volevo segnalare, perché nella questione dei russi che hanno minacciato un giornalista della Stampa, Jacopo Iacoboni, dicendo testualmente: chi scava la fossa poi ci cade dentro, che è detto da quelli, insomma, che hanno avuto per le mani Anna Politkovskaja, un po' di brividi li mette. Il Fatto Quotidiano ha detto: però la Stampa ha fatto una campagna contro la Russia, quindi non è che abbiano ragione, però insomma teniamo presente questa cosa, perché sono troppo russofobi alla Stampa. Però contemporaneamente Renzi fa il mediatore per la donazione della Russia, ma Renzi sta sui coglioni al Fatto Quotidiano, quindi qui c'è una specie di buco nero che potrebbe far esplodere sia Renzi che il Fatto Quotidiano, cosa che ovviamente non mi auguro. La vignetta di Franzaroli, che continua a disegnare in un modo inquietante, ma azzecca le battute rivolte nelle carceri, probabili regie esterne delle mafie, confermata l'efficienza dello smart working. Ma precisa, un po' così amara, ma niente male. E poi a proposito di internazionale, delle teste di Caboto, che è un navigatore anche piuttosto conosciuto, c'è il coprifuoco, ma Erdogan lascia le moschee aperte. Vedete, Salvini, Erdogan sono amici, quindi uno va a pregare Allah e Allah lo ricongiunge, perché questo un po' succede, no? Quindi Allah Akbar, Allah è grande, sia fatta la volontà di Allah, ti becchi il coronavirus e te ne vai. Francesco Fede commenta intanto: la Gismondo è il Fatto come il cacio sui maccheroni. Lo so, c'hai ragione anche tu. All'interno Orban, intanto così, amici, un altro dell'internazionale delle teste di Caporione, perché uno che Orban azzera i transgender, no al cambio di sesso, cioè approfittando dei famosi pieni poteri, cosa vuoi che faccia, serve a combattere il virus, ha reso impossibile l'esistenza dei trans, o sei maschio o sei femmina, non rompere i coglioni. Questa è l'Ungheria che sta ancora in Europa, e se non, nessuno interviene, c'è qualcosa che non funziona. Questo è il resto del Carlino di Bologna. L'Economist lancia i primi dubbi: quanto ci costerà lo stop totale? Anche qua andiamo nell'internazionale dei test di il CAF, che era il Crax e Andreotti e Forlani. Il settimanale della City riflette sulla chiusura, e un consulente di Johnson torna a parlare di immunità di gregge, quindi la gente può crepare, perché sennò crepa l'economia e ne creperanno di più. Questa è un po', diciamo, la tesi di Johnson e di alcuni economisti inglesi. Ragazzi, va bene, tanto siete fuori dall'Europa, noi che ci fa... No, non è vero, invece spiace. Notizie fondamentali: parrucchieri chiusi al fai da te, foglie d'edere per la ricrescita, i consigli del re del look Diego Dalla Palma, realizzate una miscela con i coloranti per bambini per tingere i capelli. Ma certo, prendi i pastelli di mia figlia, e bisogna diventare un po' artisti, un tocco di giallo, un tocco di marrone, e dura fino al lavaggio successivo. Ho capito, ma poi sembri Mastro Geppetto, ma che caspita di... Vabbè, comunque. E poi c'è questa fondamentale foto di Giorgina che taglia i capelli a Ronaldo. L'Osservatore Romano: la creatività dell'amore vince l'isolamento, questo ha detto il Papa, che insomma invita a essere creativi in amore in casa, quindi anche il Papa insomma ha paura che le coppie godano, no, nel senso, non che le coppie nell'intimità, insomma, un po' così affidata alla routine, possono perdere qualche colpo, due colpi in generale, e quindi dice: creatività che vince l'isolamento. Allora, questa è la segna stampa veritiera, diciamo, poi passiamo invece ai giornali satirici, e adesso vorrei provare a collegarmi, se ci riesco, vediamo se mi funziona questo collegamento. Metto una pausetta. Very, very happy. Giuseppe was very, very happy. Giuseppe was very, very happy. Giuseppe was very, very happy. Very happy. Very happy, happy. Giuseppe was very, very happy. Giuseppe was very, very happy. Giuseppe was very, very happy. Very happy. Very happy, happy. Italy. 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 It. Italy. Italy. It. And.
Giuseppe was very, very happy. Giuseppe was very, very happy. Very happy. Very happy, happy. Giuseppe was very, very happy. Giuseppe was very, very happy. Giuseppe was very, very happy. Very happy. E miracolosamente Andrea Di Marco è con noi. Buongiorno Andrea, come stai? Benissimo. Allora aspetta che ti alzo un po' perché sono mattina delle palme in casa. Certo. Allora Andrea Di Marco, che tra l'altro ha una libreria bellissima, che hai acquistato dove appositamente per il collegamento, immagino, naturalmente. Sì, c'è proprio un libraio che porta le librerie a domicilio. Sì. Questo servizio. Eh beh, giustamente. E poi hai anche la tua fida chitarra dietro, vedo, no? Sì, che emerge. Sì. Anche la scarpiera, guarda, insomma. Beh, hai scelto, diciamo, giustamente, tu in realtà vivi in una villa principesca di circa 40 stanze, però giustamente il comico non può ostentare il lusso, no? Quindi questo è importante. Il mio studio, che sì, ovviamente per la quarantena è stato adibito a magazzino. Vabbè, prendetemi così, mi vedete bene così? Sì, ti vediamo benissimo. Ma dove sei, a Milano o a Genova? A Milano. E da quanto tempo manchi a Genova? Da prima della quarantena? A Genova da metà febbraio. Intanto io mando una tua fotografia sbarbato, così diciamo ti si vede anche in situazione pre-quarantena, con in mano una sembra un vasetto di basilico, quindi immagino abbia a che fare col pesto, e la tua fida chitarra. Beh, è una foto recente, no, questa che sto mandando, la vedi? Sì. Perfetto. Intanto vedo che ti stai arrampicando, è una cosa che mi fa... Guarda, sei bellissimo. Senti Andrea, che combini sti giorni? Andrea Di Marco, attore, porno attore, anche cabarettista, scrittore, musicista. Non l'ho rimandata, anche se la rivedrai mille volte. Io ho alcune cose che mi piacciono di Andrea tanto, che ricordiamo tutti, come Andrangheta, come il suo partito, gente che ha ragione. Come? No, appunto, gente che ha ragione. Gente che ha ragione, che amo moltissimo, insomma. Poi Andrea, tra le altre cose, è un amico, perché io normalmente lo coinvolgo all'ultimo momento senza budget, e lui, pur essendo, diciamo, come tutti i comici, ovviamente una persona che deve farsi pagare per fare quello che fa, normalmente viene comunque. Come passi queste tue giornate? Che lui, essendo come tutti i comici genovese, stavo per dirlo, e nonostante questo sei una persona dalle tasche non a chiocciola, quindi questo è un momento, diciamo, anche bello per la tua gente, ecco, smentisci un diciamo po' che in questo momento qualche domanda dovrei farmela, perché in questo momento in cui non si guadagna niente, forse se fossi stato un pochino più formichina invece di essere sì, amico del morto. Esatto, vabbè, però ormai è andata, caro mio, quindi. Cosa fai in queste giornate? Intanto sei scomparso e c'è scritto Andrea Di Marco, eccoci qua di nuovo, perfetto. Cosa fai in questi giorni? Crei, scrivi, lavori? Pochissimo, perché avendo un bimbo di 3 anni e mezzo e una bimba di 8 mesi, sì, ci sono un paio di finestre di un'ora al pomeriggio e alla sera in cui posso fare qualcosa, altrimenti accudire, riordinare, accudire, inventarsi delle cose. Ecco, una cosa bella che abbiamo fatto è l'albero di Natale. Sì. Perché per il bambino di 3 anni e mezzo, Babbo Natale ha deciso, essendo una brava persona, di fare una special edition di Natale, e gli ha portato i regali 2 giorni fa e poi abbiamo smontato l'albero, ovviamente. Beh, mi sembra una bellissima idea, devo dire. Come hanno preso questa sorpresa? Cioè, hanno capito che Babbo Natale è una truffa, sostanzialmente, sì? No. Ah, bravo. Quindi non hai gabbato, diciamo, i tuoi no, vicini. Sì. No. Ti invito a dirlo molto piano, perché è qui vicino, Sebastiano. Assolutamente. Allora salutiamo Sebastiano e anche Babbo Natale, che però credo sia già andato nel frattempo. E qui stanno scrivendo in molti Milano Suca. Io non so cosa voglia dire, ma forse tu lo sai cosa vuol dire Milano Suca. A cosa è legato? Il mio partito politico, che è il movimento estremista ligure, che è un movimento che si basa proprio sul cercare di non far avvenire giù questi milanesi che ci invadono le nostre terre aiutate dalle ONG. Ma come, ma come le ONG? Non è vero, le ONG, scusa. Con le organizzazioni non genovesi.
ecco, hai avuto, tra l'altro, tu l'avevi lanciato in maniera. Tra l'altro, ho passato adesso una tua foto da leader del movimento estremista ligure, in cui ti stanno arrestando a Sanremo, sostanzialmente. Cos'è successo quella volta lì? Perché come movimento estremista lì avevamo fatto una manifestazione per portare il Festival di Sanremo in posti dove non nuoceva nessuno, perché lì cantavano anche oltre la mezzanotte con gente che abitava lì vicino, che doveva bussare nelle pareti, cioè la festa non fa parte dell'indole ligure. Quindi Quindi proponevamo di spostare il Festival di Sanremo ad esempio a Barbagia o in posti dove ci possono anche far piacere. però appunto io cioè lì nella foto sei portato via a braccia, quindi ti hanno quasi arrestato. Cosa è successo? Comunque, noi eravamo andati in maniera pacifica a parlare anche con i bravi personaggi della Digos e ci hanno detto: no, qui davanti non potete fare niente, potete andare un po' lontano. E io un pochino, diciamo, ho disatteso questo. Però non è bellissimo che la Digos si occupi del movimento estremista rigore? È una cosa che io Guarda, ritengo. siamo segnalati dall'inizio perché la Digos sono tutti milanesi. Ah, è quello il problema. Senti, vogliamo ricordare i caposaldi appunto del movimento estremista rigore? Qual è In l'obiettivo? tempi pre-coronavirus, Certo, ovviamente. naturalmente. Noi in Liguria viviamo l'avvento di persone che vengono da fuori in maniera molto pacifica, li chiamiamo tutti foresti. Infatti, Certo. adesso c'è questo hashtag che va in Liguria che è Foresto a casa. Certo. Allora, io ho fondato appunto questo partito politico, movimento, che si prefigge proprio di arginare questa avanzata di questi foresti che ci vengono a invadere il nostro territorio. La nostra Liguria è una terra fatta di vecchi e così vogliamo rimanere. Infatti, uno dei grossi problemi di questo coronavirus, che adesso non ce ne possiamo rendere conto, ma tutta questa gente che sta a casa, fra 9 mesi noi avremo un'impennata delle nascite in Liguria, alla quale noi non siamo preparati. Noi sarà una botta di allegria, di gioia di tutta questa gioventù che nasce, che ci manderà in crisi. Quindi è lì che noi dobbiamo lavorare per il Cioè, futuro, si per rischia la di pace. perdere quella bella indole proprio triste e mugugnante che fa insomma. Esatto. Noi facciamo del vaffanculo una religione di vita. Noi abbiamo lo spioncino nella porta e sotto lo sputoncino. Pum, Che tra l'altro in questi tempi sarebbe anche pericoloso, quindi Esatto. ti invito a chiuderlo. Ma questo astio per i milanesi, su cosa è basato, al di là del fatto appunto che vengono e portano allegria? Cioè, qual è Vado l'impulso? sul fatto che i milanesi vengono e si danno delle arie, si danno importanza. Ad esempio, per darsi importanza, non so se l'hai sentito parlare, mettono l'articolo il davanti al nome, il Gianni, il Marco, il Certo. Franco, e a me questa cosa qui c'era il cazzo. No, sembra una cattiveria immotivata. Ha messo il davanti. Ah, certo, quindi, però ti sei un po' corrotto perché hai usato, diciamo, il linguaggio milanese. E poi altre imputazioni a questi amici, in realtà, che vengono a portare Guarda, anche del denaro, cioè vengono a far lavorare i ristoranti, gli alberghi, quindi non vedo perché. esatto. Questo è nel Medioevo. Siccome adesso siamo una società avanzata, loro possono stare a casa a fare un bel bonifico e non serve che vengano di persona a consegnarci questi denari. Va bene, allora adesso chiedo, allora tolgo il logo. Aspetta, noi diciamo in questi tempi Sì. che siccome la Lombardia è molto colpita da questo, che noi, i milanesi, li vogliamo mandare a fanculo, ma da sani. Esatto. Noi vogliamo che abbiano la possibilità di muoversi e venire fino da noi per potergli dire di non venire da noi. Però deve esserci la libertà. Esatto, quindi speriamo che bresciani, bergamaschi e milanesi, quindi presto possano tornare in Liguria per essere mandati a fanculo, come si vede, derubati senza scontrino. Il nostro partito si focalizza molto sui milanesi, anzi abbiamo anche delle aderenze nel bergamasco, nel bresciano, di gente che ce l'ha più milanesi, che vogliono fare. Questo è bello, vedi, la solidarietà contro Milano, cioè uniti contro un unico obiettivo. Mol Esatto. molto bello. Andrea, aspetta, ti tolgo il logo del movimento estremista ligure, perché appunto, anzi, te lo stavo già togliendo perché appunto volevo farti dire qualcosa di serio, perché poi Milano,
Non so te, e poi ti lascio andare. Beh, io a Milano, quando appunto prima ho avuto Alessandro Robechi, che era mio compagno di scrivania a cuore, e quando Milano, quando Cuore si trasferì a Milano, io mi licenziai perché volevo rimanere a Bologna, la casetta, eccetera, eccetera. Poi però negli anni ho cominciato a lavorarci e io un po' le voglio bene a Milano. Ecco, adesso esci dal personaggio, anche tu vorrai un po' bene a Milano, insomma. Anche io gli voglio molto bene a Milano, anzi, sono fortemente ferito da questa cosa, come tutti, giustamente, però la cosa che, ecco, che devo dire, io abito in un quartiere, Lambrate, che sta facendo comunque nel suo piccolo una rete. A me, per dire, una minchiata, ma mi è capitato che mi si rompesse l'alimentatore del Mac 3 giorni fa, che in questo periodo vuol dire proprio tranciare i Ah no, rapporti col certo, mondo. vuol dire essere fuori dal mondo, cioè, se ti cedi il computer sei morto, certo. Social Street è una che mi dice: no, guarda che io l'ho portato in riparazione prima del coronavirus, ti do il mio. E quindi ho trovato, ma in tantissime cose ci sono i negozianti che portano la roba a domicilio, insomma. E poi io tutte le sere, quasi tutte le sere alle 6, esco fuori dal mio balcone, canto, e si è formato proprio una platea di gente che esce fuori, e ci teniamo un po' compagnia, perché poi non è che festeggiamo cantando, no? No, Perché c'è no, anche certo, qualcuno. è una liturgia, una cerimonia laica. Che cosa canti normalmente? Pezzi tuoi? Ma ho fatto giornate a tema, ad esempio, ho fatto la serata rock and roll, ho fatto canzoni italiane, ieri c'erano gli anni 90, abbiamo fatto i Backstreet Boys, i Take That, È fantastico. sì, ho fatto un po' così, ho fatto anche una diretta con un piccolo spettacolo di cabaret, sempre con tutto questo bei palazzi di fronte che mi Bello. incitavano. Cose Allora, che questo. normalmente, se tu ti mettessi a suonare alla finestra, verresti centrato da un cecchino. Invece, in questo periodo di coronavirus, diciamo che si Viene un scatena un po' lì. po'. Perché Milano è un po' questo, dai, nel momento dell'emergenza, invece, riesce appunto a fare rete. Ti va prima di salutarci, di suonarla una cosa, visto che hai la chitarra lì dietro? Se ti Ma va. allora facciamo una cosa proprio. Dimmi te quanto. Quello che vuoi, tanto siamo su Facebook, abbiamo il tempo, quindi quello che ti pare. Facciamo, guarda, i bignami delle canzoni, che sono una cosa che Che. impegna poco. E però fa tanto ridere. Prego, prego, vai, 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 vai. Da un omaggio a una artista della tua città che è Dalla, con Sì. L'anno che verrà. Sì. Io ovviamente non la faccio tutta a 6 minuti e 30, ma Certo. la faccio 5 secondi, diventa: caro amico, ti scrivo che il nuovo anno si farà l'amore, e questa è la novità. Fine, che effettivamente è un po' il senso, per molti di noi, almeno per me, sarebbe la novità fondamentale, insomma. Facciamo nel blu dipinto di blu. Vai. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Poi d'improvviso venivo. Oh. Con te. Ma c'è anche. Molto È bello un po' perché così, cosa. restituisce perfettamente lo stupore di quest'uomo che viene catapultato in cielo. Devo dire che questi bignami sono fantastici perché conservano davvero perfettamente lo spirito della canzone. Ma mi puoi mandi questo spezzone di diretta? Perché Sì. io la tua il tuo commento ai miei bignami è una cosa che non. Allora, tu sai che io sono prima di tutto un tuo fan, questa è la cosa fondamentale. Ti voglio bene come artista e come persona, quindi il fatto di sghignazzare non è la classica spalla che si scompiscia senza motivo, è proprio la verità. Quindi mi fai un regalo per salutarmi, mi fai il mio pezzo preferito, quello che mi piace tanto tanto, Bello il boogie woogie, tutti tutti, dai, che è tanto bello. è una canzone che va bene nei periodi di boom economico come questo. No, ma sai perché? È bello perché torneremo così stronzi e quindi questo secondo me è un segnale quasi di ottimismo, se vuoi. Ti va? Stanno sul cazzo gli zingari che non pagano sull'autobus, con le bambine che rubano, non hanno voglia di sbattersi. Il nostro rame si prendono, sono sporchi e non si lavano, se gli racconto poi ti picchiano, sono tutti così. Ma tutti tutti? Eh sì, e anche quelli dell'Ecuador, che vanno al fatto con il barbecue, come le merde si ubriacano, no,
lascia il porto s'accotellano, sta sul cazzo gli islamici, con quelle barbe lunghe mi spaventano, il loro scopo è distruggerci, ridurci tutti in schiavitù. Odio i cinesi e gli asiatici, che non mi vedi mai quando muoiono, come la gente di contante tutto comprano, sono tutti così. Ma tutti? Sì, e anche quelli del Senegal, non sono razzista ma puzzano, le nigeriane che battono, tutti gli slavi ti fregano, mi stanno su cazzo gli svizzeri, non puoi neanche respirare che ti multano, i francesi sono succini, i tedeschi troppo rigidi e inchiamabili, ma anche quelli di Napoli, che devo fare tutti un po' le vittime, i romani se la tirano, si credono meglio di me, i milanesi sono nevrotici, tutti i mafiosi per malosi sono insicuri, quanta ignoranza c'è tra i veneti, sono tutti così. Ma tutti? Sì, io sono nato a Genova, i savonesi mi urtano, ma in generale tutti i liguri, compresi quelli della mia città, i parenti non li tollero, non sopporto il mio ramo genealogico, e molti figli, genitori e anche Dio, mi sto sul cazzo anch'io, vorrei un mondo senza uomini, senza pesci, senza pane, senza alberi, senza terra, né pianeti, né satelliti, vorrei che tutto finisse in un boom. Bravissimo, ti faccio un applauso così entusiastico. Questa è Canzone Boom, il titolo originale. Poi io chiedo sempre tutti perché mi diverte moltissimo. Non ho ancora capito bene quale sarà il titolo ufficiale, quando diventerà ovviamente la hit dell'estate. Beh, questa è un po' l'inufficiale della verità, sostanzialmente. Potrebbero allegarla direttamente. Tra l'altro a me piace tanto, sai perché? Perché quando la fai dal vivo, all'inizio la gente sgrana gli occhi, l'effetto è sempre quello. Ma sì, lo penso anch'io, ma perché lo sta cantando? Non si può dire. Poi si rende conto di dove vai e quindi tutto quanto prende un'altra strada. Andrea, io ti ringrazio tantissimo. Io e te abbiamo un progetto che non faremo mai, ma ce l'abbiamo, e quindi speriamo prima o poi di vederti presto, e così magari mi presenti i tuoi bambini. Io gli confermo che Babbo Natale in questo periodo storico può venire anche due volte all'anno, che va benissimo, e ci vuole anche lui. Perché è una brava persona. È una brava persona. Un bacio a te e alla tua sposa. Buona giornata. Ciao amico mio. Grazie. Ciao. Andrea Di Marco. Che meraviglia, che persona gradevole. E allora, è la scusa di fare casa latera, è questa, che chiamo gente che mi sta simpatica. Io Andrea voglio bene perché ha un talento vero, e quindi è poi una persona. Adesso metto giù prima di dire mite. Ciao! Ciao! Allora, e quindi gli voglio ancora più bene per quello. Allora, andiamo a vedere i satirici, poi capiamo se l'ultimo collegamento è possibile o no. Sono le 11:23, rassegna stampa satirica con i titoli presi dai giornali, appunto, che ci strappano un sorriso. Sulla maschera, nuova ordinanza, questo è il titolo del giornale, che poi ha il fondo di Sallusti. Altro che belli ciao, la resistenza la fanno medici e infermieri. Ma perché le due cose devono essere messe in contrapposizione? Cioè, una è una, vabbè, lasciamo stare. Scrive Sallusti, se Parma, si riparla ancora di questa balla di Parma che voleva dare i soldi sugli antifascisti, se Parma vuole davvero essere la capitale della cultura italiana nel 2020, cancelli definitivamente quella norma oscurantista e illiberale. E quanto al 25 aprile, se abbiamo sospeso, messo Olimpiadi e concerti, ma certo non ci sarà nessun corteo il 25 aprile, Alessandro. Ma perché? Sei una persona così mite quando ti si incontra io. Perché devi fare un giornale scritto sulla Sprang? Ma io lo salverò, Sallusti. Io ho questa speranza. Prima o poi lo salvo. Avanti con questo titolo intero. Figuraccia di Pizzarotti costretto da dietro font sui bonus antifascisti. Non è vero, insomma, ecco, non è vero. E intanto segnalo che mi scrive Laura una cosa bella, è vera. Mi ascolta gente che mi starebbe simpatica. Intanto torno al microfono, quello un po' più potente. Qualcuno mi dice si sentono male i collegamenti. È vero, qualche volta si sentono un po' male, però è la tecnologia, ecco, è un po' quella che è. Vediamo se adesso mi sentite meglio. Spero di sì, perché ho rimandato il microfono, quello, eccolo qua. Forse questo dovrebbe essere il microfono che...
Niente, andiamo così, mi sentite un po' bassino, parlerò più forte. Allora, figuraccia di Pezzarotti costretto al dietro fronte sui bonus antifascisti, e poi più in basso il sindaco di Ferrara vuole aiutare gli italiani, i grillini ne chiedono subito le dimissioni. Cioè, dare i soldi solo se sei antifascista, che è una scelta etica, no? Quindi è una scelta, comunque, quello no. Dare i soldi solo a chi è italiano, che è una botta di culo essere italiani, non gambiani, diciamo, quello sì, è curiosa questa selezione naturale che viene così promulgata, propagandata da il giornale Libero, il trionfo dei peggiori, siamo nelle mani dei mediocri a gestire l'emergenza, ci sono un avvocato, un ex steward del San Paolo, un ex concorrente del Grande Fratello, un laureato in scienze politiche, ecco i risultati, abbiamo il record di morti, ma no. Cioè, lascia stare, io di Maio, di Casalì, cioè posso parlarne male da qua fino alla fine della quarta pandemia mondiale, però, insomma, non è che non si sente una cecca, mi si dice. E lo so, allora, facciamo una roba, riproviamo a fare questa cosa qui. Aspetta, ce l'ho. Voi state tranquilli che adesso recupero un audio bello forte e si sentirà meglio a brevissimo, abbiate pazienza. Io faccio questa cosa qua. E poi faccio questa cosa qua e secondo me adesso mi sentite più forte di prima. È possibile questa cosa? Spero di sì. O forse faccio così e mi sentite meglio adesso, perfetto. Il titolo di Feltri, quelli che odiano la Lombardia sono dei vigliacchi. Ma chi è che odia la Lombardia? Nessuno, cioè qualcuno fa delle critiche a Fontana e a Gallera. E poi a piede di pagina Enzo Biagi spopola in TV anche da morto, che sembrerebbe un attacco, invece voglio svelare un mistero che mistero non è, cioè Enzo Biagi era fratello della moglie della moglie di Feltri, quindi è il motivo per cui Feltri ne parla bene. All'interno una legge per togliere la bandiera europea, ma certo è la cosa più importante da fare in questo momento, dopo la proposta di Fabio Rampelli. E beh, perché andiamo a chiedere dei soldi, ma intanto togliamo le bandiere, e mi sembra anche strategicamente un'ideona, veramente. Poi i somari, promozione per tutti quanti asini in festa nelle nostre scuole, quindi questo, improvvisamente si scopre la meritocrazia, ah, Libero, è meraviglioso, un governo serio farebbe l'esame a settembre a tutti per verificare la preparazione, garantirebbe una maturità normale, che magari non è neanche una cattiva idea, però i 5 Stelle puntano solo a creare una società di incompetenti come loro. Questa è una battuta che ho detto io ieri, ma è una battuta, non sono capaci al massimo, non è che vogliono ridurci tutti come Vito Crimi o Casalino, non è questo. Vabbè, del resto appunto, questo è un giornale satirico, io faccio satira e quindi... Adesso è troppo alto, mi dicono, ma non vi mangi un cazzo per usare un giro di parole. Vabbè, non tocco più niente. Allora, audio ok. Titolo interno, i giochi erotici per donne vanno a ruba. Non è che una serie di fotografie. Per donne, ci sono anche quelli per uomini. Uno di questi giorni sento la mia amica Bettina Zagnoli, che appunto ne è una grande esperta, ma in senso buono, nel senso che li vende anche. E poi all'interno quest'altro titolo, basta con la bufala dei gatti che portano il virus. Anche qua, incolpevoli amici pelosi, c'è un giornale che in prima, basta con i negri, però a pagina, che pagina è questa? Pagina 15, e difende gli amici pelosi, che forse ha a che fare tra l'altro anche con la pagina precedente, quella sui sex toy. Comunque, basta con la bufala dei gatti che portano il virus, anche qua, perché Libero difende i gatti? Perché Feltri è maniaco di gatti, questo è. Quindi se voi andate a vedere il suo profilo Twitter, alterna appunto i suoi tweet in cui vorrebbe far morire tutti, basta con i negri, i comunisti di merda, a foto di gattini, perché gli piacciono i gattini, e quindi questo titolo è un esito di questa passione di Feltri. A questo punto io ho una mia idea, mandiamogli in casa un migrante, così, ma senza dire, poi magari capisce che non è così cattivo, s'affeziona e fuori fa le pagine anche a favore dei migranti. È una mia idea, quindi infatti anche Daisy scrive appunto, odia le persone ma ha un gatto. E poi questo pezzo meraviglioso, Luciano Moggi, al calcio manca uno come me, che come non so, l'Andrew che scrive su un pezzo, alle donne manca uno come me, non è meraviglioso? Hanno come columnist Luciano Moggi, è una cosa fantastica, veramente. Poi Libero Milano, mascherina obbligatoria per chi esce fuori
di casa, esce fuori, è sbagliato, fategli un correttore ortografico o sintattico. E poi la lettera di Libero: cani e gatti sono immuni ancora anche all'interno. Davide M, ma firmati direttamente Vittorio F, dai, che è più facile, che dice appunto che i cani e i gatti non portano il virus, porca zozza. La verità, oggi hanno postato, ieri non era arrivato in ritardo e quindi oggi c'è la verità, il partito della patrimoniale, questo è il titolo, pronto il pacchetto del MES per fregarci, martedì cadranno le balle di Conte e Gualtieri, questo martedì, mentre io ogni volta che leggo la verità le mie proprio bram, cascano immediatamente. Ma voglio molto bene naturalmente al nostro amico Maurizio Belpietro. Contro la crisi ci vorrebbe Cossiga, ma perché Cossiga? Ma perché fermarci a Cossiga? Ci vorrebbe Pinochet, ma perché Pinochet? Stalin ci vorrebbe, ma perché sta Hitler? Perché no, dice, ma Cossiga non era, no, Cossiga però Gladio, no, quel bel periodo, le bombe nelle stazioni, le brigate rosse infiltrate, magari qualcosa sapeva, per dire, parlandone da vivo, perché figurarsi adesso Cossiga ci ha lasciati, quindi tra l'altro come ha chiesto quando è trapassato, ha chiesto di essere insabbiato. All'interno di questa foto il Veneto si affida alla moneta locale per ripartire, ecco, questa me l'ero persa, quindi ringrazio la verità, perché il Venetex, non ne avevo contezza, esiste ed è una valuta complementare in uso da 4 anni nella regione, cioè tu vai a pagare col Venetex, porca troia che stronzatex, no, per dire, vabbè. Poi all'interno, domani primi ricoveri all'ospedale da record in fiera a Milano, domani l'hanno inaugurato martedì scorso e domani i primi ricoveri, avete presente in pompa magna 150 persone, Bertolaso, domani. E la verità è, no, l'unità che non c'è più peraltro, o Repubblica, scrivono i numeri, sono, attenzione, lo faccio vedere bene, 24 posti letto, hanno speso un botto di soldi, ci hanno messo un mese e sono 24 posti letto in un mese, lo dico tutti i giorni, Regione Emilia Romagna, 6 giorni, 18 posti letto, porca di quella zozza, ancora parlate, chiedo scusa, mi è partito l'embolo. Intervista a Marcello Fo, il presidente della RAI, che è una persona meravigliosa, visto che intanto collabora con la RAI, è fantastico. Il fatto che lui collaborasse con Sputnik, che è il sito di bugie propagate dai russi, non vuol dire, il fatto che fosse sempre ospite di RT, che è la TV satellitare russa che propaganda le balle di Putin, non importa. Il fatto che abbia condiviso una marea di fake news e poi abbia fatto un libro contro le fake news, non importa. Fo è bravissimo, e il fatto che dica anche c'è quasi una rivincita in un'area moderata e conservatrice più in sintonia con lo spirito attuale, per me è giusto, perché devo continuare a lavorare, la sede è pressoché deserta, parla della RAI, ma i dirigenti sono in viale Mazzini per dare un segnale al personale, per me Foa è bravissimo, chiaro? L'ho detto. Le lettere della verità: senza più lavoro diventeremo poveri e incattiviti, scrive Carlo Cerofolini di Sesto Fiorentino Firenze. Beh, se leggi la verità sei già povero, non lo so, incattivito sicuro, e quindi però è bello insomma che raccontino come vivono la loro vita quotidiana. Allora, sono le 11:33, quindi ho sicuramente parlato troppo, però a questo punto facciamo così, io rimando per qualche istante l'hit dell'estate, cioè Giuseppe was very very happy del nostro amico Benji Benati, che è reperibile un po' ovunque ed è la sua, quindi se vi è arrivata per WhatsApp, se l'avete vista su un sito di qua e di là, questa meraviglia l'ha scritta Daniele Benji Benati, l'ha suonata Claudio Schiffer, il suo trombettista di fiducia, gli Schiffers, e l'ha resa video Enrico Bettella per questa cazzatina di diretta qua, quindi ricordatevelo, ma io ho fatto la cosa minore, cioè solo detto facciamola, gli altri hanno fatto una cosa veramente molto figa, quindi ve la faccio vedere mentre cerco di fare l'ultimo collegamento, altrimenti ci vediamo, se vi va, domani alle 9, vai! Giuseppe was very very happy. 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 Very happy. Very happy. Happy. Giuseppe was very very happy. Giuseppe was very very happy. Giuseppe was very very happy. Very happy, very happy, happy. Italy. 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 It. Italy. Italy. It. Giuseppe was very, very happy. Giuseppe was very, very happy.
Giuseppe was very, very happy. Very happy. Very happy, happy. Giuseppe was very, very happy. Giuseppe was very, very happy. Giuseppe was very, very happy. Very happy. Very happy, happy. And Giuseppe was very, very happy. I will tell you that they're having a very hard time. Italy. 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 It. And Giuseppe was very, very happy. 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 Very happy. Very happy, happy. Giuseppe was very, very happy. Giuseppe was very, very happy. Giuseppe was very, very happy. Very happy. Very happy, happy. Antonetto. È semplicissimo, elementare, che improvvisamente. Capolavoro. Siccome ora sembra che bisogna fare dei video con delle cose pure. Sto mandando il video del tutorial intanto. Difficile, per cui necessita. Sì. Su Facebook, sulla mia pagina Facebook. Come c'è che sono qui al bagno. Ma lo guardo. Dai. Necessita. Gli devo togliere l'audio. Sono ti rientra. La carta. La piego così. La piego. Fin quando non ottengo. Ecco, vediamo. Una cosa più o meno così del genere, bella, piegata come avete visto, e una volta che l'hai piegata così, prendi e ti pulisci il culo. Ma porca troia! Che meraviglia di tutorial e a sorpresa Marco D'Ambrosio, detto Macox, è qua, buongiorno! Ciao, buongiorno! Che bello vederti, come stai? Bene. A che ora ti alzi la domenica? Questa è una domanda importante, diciamo. No, oggi tardi, cavolo. Sì? Sì. Beh, ma anche adesso. Ma anche il sabato, immagino, dopo la puntata, la ripresa. Sabato sì. Ma poi tardi significa è 10:30, non è che... No, vabbè, però... È tardi. Beh, no. Per chi, a differenza nostra, fa un lavoro vero, le 10:30 è piuttosto tardi. No, ho fatto vedere adesso il tuo meraviglioso tutorial che ha avuto grande successo, sostanzialmente. Quindi, come viene quel tutorial? Cioè, mi viene come reazione immediata all'aver visto su Instagram il tutorial di Barbara D'Urso per togliersi la mascherina. Beh, però forse era rivolto a Fontana, non è che, quindi... Forse? Era rivolto a Fontana, dico, perché all'inizio Fontana aveva dei problemi. Comunque è una roba ridicola, proprio... Vabbè, ma infatti c'è questo proliferare di tutorial su tutto che meritava questo tuo momento di approfondimento. Senti, tu stai lavorando normalmente in questi giorni, più o meno, insomma, perché normalmente lavorerai da casa. Allora, devo dirlo, rispetto a come lavoro di solito non è cambiato molto. Uh-huh. Nel senso, io lavoro a casa, quindi sono tra i fortunati, che te devo dire, cioè. Vabbè. Oltre al fatto che lavoro come prima, nel senso proprio come il moto, mi manca, dovevo andare in redazione. No? Però vabbè, insomma, tra l'altro voi vivete praticamente a contatto tutti i giorni normalmente, invece, cioè la puntata viene preparata... Ma è strano, perché io invece lavoro da qui. Ah, ok. Nel senso, poggio il telefono praticamente come tu adesso hai il tuo telefono. Quindi... Sì. Uh-huh. Uh-huh. Per 8 ore così col telefono poggiato là, lui pure poveraccio. e portiamo avanti la puntata, lui fa da tramite per gli altri, perché poi anche gli altri stanno sul pezzo, cioè Diego sta montando il suo pezzo oppure sta girando, quindi
Certo. Stranamente il contatto c'è un giorno prima, ecco, di andare in onda. Cioè viaggiate paralleli fino al giorno prima di andare in onda e poi vi incastrate sostanzialmente. Che poi, tra l'altro, rispetto all'inizio, diciamo, il tuo ruolo è cresciuto parecchio. Cioè tu all'inizio eri. Diego mi ha tirato più dentro, ecco, nella parte parlata dello spettacolo. No, però. Insomma, la organizzo perché poi se non ho un discorso organizzato mi perdo. No, certo, ti fai una scaletta, immagino che poi tu, insomma, magari non ti immaginavi di dover diventare, non dico un intrattenitore televisivo, però forse non era. Io i primi 3 anni di Gazebo stavo zitto, ma pensavano muto, veramente il Serco d'Esordio. Volevo solo disegnare dietro, sai, quello era il mio canale espressione, questo. Certo, Zorro, in effetti funziona perfettamente. Senti, com'è senza pubblico lì? Cosa cambia? A parte che vabbè, sofisticato. Se noi l'abbiamo chiamato live lo spettacolo, perché io e Diego volevamo lo spettacolo dal vivo, perché le volte che l'abbiamo fatto andando per piazze, così, o nei teatri, abbiamo visto la differenza, è proprio tantissima. Insomma, volevamo il live, adesso senza pubblico è totalmente diverso. Te giri, aspetti le risate, e c'è solo esame. No, beh, c'è da Milano che ride tantissimo, quindi questo Sì, comunque. anche Costanz, che era mancata per un po' la tedesca, Costa Rocha, la giornalista. E lei c'è una risata, tu dici in tedesco, strano, c'è una risata, ragazzi, Ma una per. roba devastante. L'ultima puntata che c'era lei, ecco, in quel momento mi sembrava del pubblico. ci credo, perché è come la signora che ride alle risate del Littizzetto a che tempo che fa, sono quelle figure che sono l'oro di qualunque programma televisivo, perché ti portano con loro. Però secondo me, ecco, se posso permettermi un suggerimento, l'idea delle sagome è bellissima, ma io per una volta vorrei fare solo sagome di da Milano, che a me diverte molto come cosa. Guarda che non è male come idea, perché lui. Esattamente. Io quando ho fatto la rassegna stampa, l'ultima, diciamo, seria Repubblica, che è un pochino, cioè seria, sempre satirica, ma mi tengo un po', mi ero proprio messo la sagoma di Marco dietro perché mi dava autorevolezza. Quindi avevo un cartonato di da Milano e ha funzionato molto bene, quindi consiglio di utilizzare la stessa. No, ma infatti, senti, ma in sti giorni vi è mai venuta l'idea di farlo tutti i giorni, come ai bei tempi di Gazebo? Perché è un pericolo, perché se poi Cairo lo viene a sapere, dopo 10 secondi ve lo chiede. Sì, no, certo. Beh, potresti appaltarli alla Corea, che so che lavorano moltissimo nel no. Esattamente, esatto. Corea del Nord, peraltro, è un libro molto bello, anzi lo consiglio appunto di Guy Delisle, che è questo disegnatore, che in qualche modo ha una qualche parentela con te, se vuoi, perché tratta argomenti pesantissimi, tipo appunto Pyongyang, Birmania, eccetera, eccetera, ma con un tratto molto infantile, no? Cioè, o comunque onirico, ecco, se vuoi, no? Bravo, è proprio quella cosa lì che lo rende grande. Consigliamolo, insomma, se qualcuno in questi giorni vuole leggersi qualcosa, mi sembra una buona scelta. Senti, progetti per il futuro? Aspetta, ti faccio una marchetta. Ho visto una cosa interessante mentre cercavo una tua foto sul tuo sito, perché tutti ti chiedono: ma perché non mi dai l'originale? Perché non mi dai l'originale? Tu hai trovato il modo di dare l'originale. Diciamolo, dai, che così in questo periodo in cui magari mettere un po' di fieno in cascina può far piacere. Come si fa ad avere un originale di Macox? Sì, però diciamo che è proprio per te sostanzialmente, no? E tutti ti chiedono appunto l'originale, quello vero. Come si fa ad avere quello vero? Feticcio, Esatto, insomma. esatto, No, c'è la possibilità di acquistare stampe, tiratura limitata di quello che faccio. Poi ultimamente, ecco,
sto disegnando su carta perché sto qua, guardo la televisione, molto, cioè, avevo un po' nostalgia di usare un pennellino particolare giapponese, una penna che ce l'ha con cappellino, e ho iniziato a fare disegni e a riprenderli col telefono. Ecco, quelli esistono. Quelli esistono in modo cartaceo anche, cioè quindi quasi come reazione, cioè tu che sei sempre stato molto insomma nel virtuale, sempre con la tavoletta grafica, hai detto sai che c'è, che voglio toccare qualcosa, voglio che sia vero anche per me insomma in qualche modo, no? Sì, sì, poi ho pensato pure voglio lasciare qualcosa, non so, una specie di... no. quello è, fa un po' paura, voglio lasciare qualcosa un po' presto, ecco, diciamo. No, voglio che mi rimanga qualcosa di questo periodo, che non sia digitale. Allora, tutta una, no, bello. Una cosa mia, ma tu sei un po' il Van Gogh della tavoletta grafica, quindi è giusto che tu voglia. Quindi ti tocca anche di tagliarti un orecchio. Senti, la solita domanda stupida che si fa a tutti, però quando finisce tutto questo, cosa fai e soprattutto dove vai? Perché immagino... Dove vai quando finisce? Che ne so, quando è finito tutto, dove vai? Il primo posto dove vorrò andare. A Civitavecchia, no? No, quasi, perché poi è carina. Cioè, vorrei andare a vedere le cose banali, cioè il mare, le passeggiate che faccio di solito, cioè il posto dove sono vissuto. Non, in questo momento ho desideri semplici, quindi il mare, ma non inteso come la vacanza steso sotto un merluzzo, i piedi nell'acqua. Mi sembra una bella immagine, anche se purtroppo poi prima di salutarti volevo imputarti questa cosa. Io purtroppo compro il foglio per la tua vignetta, questa cosa, io spendo 1,09 euro per la tua vignetta, che è una cosa... Ma le capiscono secondo te? Questa è la domanda, perché hanno tanti pregi, ma il senso dell'ironia non è esattamente la prima cosa che ti viene in mente quando pensi al foglio, no? Vabbè, allora. Non capiscono il resto del giornale, cioè, allora... Ma sai, io vorrei conoscere uno che lo legge il foglio, perché secondo me appunto tutti guardano la tua vignetta, poi le rubriche quelle corte da 5 righe, io, per esempio io ero un appassionato di Alta Società, quella di Carlo Rossella mi faceva impazzire, ma quelle articolesse da 600 righe in cui, quelle proprio molto, molto intellettuali, molto culturali, secondo me non... Infatti una volta ho provato, ne ho letto uno, e sai, il testo era il mattino all'ora in bocca, il mattino all'ora in bocca, il mattino all'ora in bocca. Perché tanto loro sanno che non la legge nessuno, quindi io ho voluto fare questo test. Secondo me sì. Vabbè, senti, va bene. Allora io ti ringrazio tanto, poi se hai voglia in sti giorni di fare un'altra chiacchiera, magari io ti rompo le balle di nuovo. Ti ho mandato il video di Giuseppe Was Very Very Happy, che è il tormentone dell'estate, quindi magari si può recuperare. Quella è la suoneria perfetta del telefono dell'amico Benji Benati, quindi magari lo recuperiamo per una prossima puntata di Propaganda Live, che tra l'altro sta diventando, cioè in questo periodo anche di quarantena, proprio un rifugio, cioè, ho visto che gli ascolti sono anche saliti rispetto al solito, la gente vi prende come una mascherina sostanzialmente. Gran parte, cioè, la nostra tipologia di pubblico resta a casa invece di uscire, e questo ti porta ad avere più ascolto, però non mi piacciono questi discorsi tecnici, secondo me perché facciamo evasione. Cioè, sì, però fate evasione, però riuscite a ritararvi, perché poi il racconto, siccome poi hai anche i servizi, hai anche tutto il resto, alla fine a me è un po' quella cifra che chi fa satira insegue sempre, dire anche qualcosa. Tu sei uno che si sminuisce sempre, dice io non faccio satira, non sono ideologico, eccetera, eccetera, poi in realtà invece... Beh, lo dico, per evitare i conflitti... Esatto. Allora io dico lascia perdere, io faccio morire.
Esatto, ma infatti io, il mio preferito resta Tognazzi quando fece la foto da capo delle Brigate Rosse che rivendicò il diritto alla cazzata. Ecco, quello è il mio, no? È il nostro nume tutelare, quindi, e usiamo le battute per dire il cazzo che vogliamo. Quindi questo è un po' l'obiettivo. Esatto. Bravissimo. Senti, ti abbraccio, buon divertimento, buona giornata. E dove vai adesso di bello? Domanda. Va bene, ciao Marco, grazie, buona giornata, un abbraccio, a presto. Ciao, grazie, ciao 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 ciao. Allora, grazie anche a Marco che inserisco anche in questa bella immagine in cui sta guardando, ha visto qualcosa che lo diverte e quindi non questo collegamento. Io voglio ringraziare tutti quelli che hanno seguito questa diretta fino adesso, sono le 11:50, ci siamo andati lunghissima, e poi domenica. Poi appunto io faccio così, chiamo gente che mi va di sentire. Hai visto Benji che gli ho detto gli ho suggerito il tuo pezzo, quindi ho fatto anche questa cosa. E quindi grazie anche a chi è intervenuto oggi. L'appuntamento, se vi va, domani è intorno alle ore 9. Ora libero la mia famiglia che nel frattempo c'è anche la porta aperta dietro e dietro c'è il bagno. Un giorno lo lascio aperto anche perché proprio è un po' come la prospettiva di Napoleone all'arco della pace a Milano che doveva andare fino a Parigi. Qui c'è la porta, dietro c'è un'altra porta che è quella del bagno. Lascio aperto tutto così facciamo un momento di evasione in senso lato. Ci vediamo se vi va domattina intorno alle 9, sempre lettura dei giornali, sempre qualche amico con cui dire quattro cazzate, insomma. Casa Latera, la terapia per Luca Bottura, tutti i giorni sulla mia pagina Facebook. Come si dice, un bacio in bocca e a domani. Ciao, faccio partire la sigla finale, ci vediamo domani. Ciao, ciao, grazie a tutti. Ciao, 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 ciao.